Come li hai trovati? Facendo quello che non avrei mai fatto se non dovessi aiutarti, ma invece lo farò. Tesoro, per favore, che stai combinando? Poi ti spiego, Titina, ti mando un bacio. Ciao. Salve, dovrei ritirare un pacco a nome Fritzenwalden. Sì, un secondo, eh. Grazie. Eccolo qua. Ah, molto rapido. Lei sembra uno di quegli impiegati che non batte la fiacca, come si dice? Efficiente. Efficiente, grazie mille. Che strano, pensavo che sarebbe arrivato un pacco meno rigido. Forse hanno mandato delle gruce in omaggio, si rende conto? Che cos'è questo? Che cos'è questo? Una racchetta, ma per favore controlli bene. C'è scritto Fritzenwalden, ma non è signorina, questo, ci deve essere un errore. No, l'unico pacco che abbiamo con questo nome, eccolo, e qui non c'è. Pretende altro. Che faccia un vestito con le racchette, neanche a Gabriella Sabatini, controlli bene. Qui non c'è nulla, non c'è nulla. No, non ho altro per lei. Vuole che la strega mi ammazzi perché non ho trovato la stoppa per il vestito. Per favore, controlli, deve signorina, essere da qualche parte. Io non capisco cosa vuole. Perché è più lento di una lumaca, si tolga, lasci guardare me. Signorina, lasci lei fare non a me, può fare per questo favore. Guardi come posso, guardi come riesco a farlo apparire. Quant'è vero che mi chiamo Florencia. Che c'è? Non so come cacciare questa pazza dal mio bancone. Vai a chiamare questo la sicurezza, per favore. Vediamo questo. Signorina, per favore, sono pacchetti privati, non può toccarli. Io passo finché non trovo quello che mi appartiene. Quindi perché non controlla se è rimasto qualcosa chiamo nel deposito? Sì, chiami. Che incapace. Questo nemmeno. Vado a prendere le racchette. D'accordo, io ti aspetto qui. Questo no. Salve. Questo neanche. Vediamo un po'. Non c'è nessuno qui, no. Posso chiedere una cosa, per questo favore? È incredibile, no. Non ho tutto il giorno. Eccolo qui, lo sapevo, lo sapevo. Signorina, può darmi retta? Scusi? Ti mando subito qualcuno che ti serva, biondo dagli occhi azzurri. Grazie. Vuoi che ci maltrattino ancora? Questa impiegata ti prende in giro. Che impiegata è impiegata? Non sono un'impiegata. Ah, sì? Permesso. Scusa, Franco, quelle racchette sono le tue o no? Sono o non sono? Sì, sono bene, mie. Bene, prendi. Grazie. Ci conosciamo per caso? La tua faccia... No, però mi piacerebbe conoscerti. Beh, magari in un altro momento perché ho molta fretta, permesso? Non lo so. È simpatica, però ti ha trattato molto male. Ti sembra? Quello che ha fatto con le racchette è una cosa da delinquenti. Che delinquente affascinante. Oh. Ora basta con le confusioni. Ciao video. Ciao confessione. E sto aspettando Sirenetta. Me l'hai mandata o no? Caspita, che ansioso. Ciao Titina. Come stai tesoro? Ti chiedo per favore di andartene. Non sono dell'umore adatto. E non ho voglia di dare il benvenuto a un ragno velenoso. Perché? Non ti vanno bene le cose? Mi vanno benissimo. La vita mi sorride, sono molto felice. Ciao Titina, come va? Ciao Maria Milagros, mi fa molto piacere vederti. Grazie. E Trapuri, ho mezz'ora per te, per quello che vuoi. Tagliare i capelli, fare le mani, quello che vuoi. Ti aspetto, stai tranquilla. Te lo dico con molta calma. Vattene via. Non voglio che resti un secondo di più qua, nel mio istituto di bellezza. Qui è chiuso per te. A te serve il veterinario, ti è chiaro? Sì, è chiaro. Bene. Però vedo che ti va cosa bene, vedi? Molto bene. Mi va mia. Molto bene, sì, grazie. Peccato, cara, che tu abbia un'ipoteca che ormai non ti dà più tregua. Perché che ti impicci delle mie cose? Perché non mi lasci tranquilla e non la smetti di seccarmi? Mi hai stufata. Titina mia cara, peccato che tu non capisca nulla. Quello che ti dico è che se ti serve qualcosa, conta su di me. Su di te? Mm-hmm. Senti, piuttosto che dipendere da te, io preferisco dormire sotto i ponti. Ah, che dispiacere. Ah, che strega. Ieri, parlando con un amico, ho capito perché non vuoi farti conoscere di persona né in foto. Sono sicura che l'altra volta mi hai mentito che in realtà sei... Brutto io. Non è vero. Se vuoi tanto conoscermi, ti mando una mia foto. Dai, muoio dalla voglia di conoscerti.
Damien, come stai? Possiamo parlare? Sì, che cos'hai? No, tu che cos'hai? È un sacco che non ti fai vedere al bar. Di, sei arrabbiato? No, mi è capitato di avere molto lavoro qua, poi c'è la storia del gruppo e questa sera dobbiamo provare, quindi non ho molto tempo. Va tutto bene. Sta arrivando la tua fidanzatina. Non è la mia fidanzata. Beh, comunque sia, me ne vado, perché non voglio vederla. Maria Laura. Oh, Raul, che fortuna incontrarti. Perché hai questa faccia? È per Titina, sai. Non la smetterete mai di litigare voi due? No, non è per questo, al contrario. È che mi fa stare male che Titina non voglia accettare il mio aiuto. Aiuto per cosa? Per salvare il suo negozio dall'ipoteca. Cosa? Di che ipoteca parli? Oh, non sapevi niente? Oh, non avrei dovuto, santo cielo, lo vedi? Spiegami tutto, per favore. Sì. Le hai mandato la foto di chi? Quella di mio fratello gemello. E perché non la mandi la tua, invece? No, perché tu non sai, voglio dire, io e mio fratello non ci assomigliamo. Franco è molto bello. Ah, quindi oltre a essere un'idea piuttosto sciocca, è anche molto pericolosa. No, perché lui sta lontano, molto lontano. E invece qui c'è qualcuno che è molto vicino. Ragazzi, il mio lupetto si è deciso e mi ha mandato la sua foto. Guardate che cos'è! Non è divino? Mi vuoi prestare attenzione, Franco? Mi ascolti? Sì. Sai a cosa penso? Alla sorpresa che faremo ai ragazzi. Sì? Sarà una bomba, non sanno che arrivo oggi. Bene, vedi quella ragazza, quella che sta attraversando? Sì. La vedi? Sì. Beh, dimenticale tutte. Non ti preoccupare. Mi fa piacere che cominci a capire come funzionano le cose. Non riesco a togliermi dalla testa la ragazza dell'aeroporto. Chi? Com'era bella, l'hai vista tu? La ragazza dell'aeroporto. La pazza della stoffa? No, pazza, però divina. Aiuto. Raul, non fare così, te lo chiedo per favore. Avrà ipotecato la casa per qualcosa. È un peccato che abbia ipotecato proprio la casa di suo figlio, non trovi? È solo questo che mi indigna. Io ho messo quella casa a nome suo perché in futuro rimanesse a Damiano. Però se ora perde la casa, il ragazzo rimarrà senza niente. Che cattiveria. E dimmi, questo è stato prima o dopo che voi due divorziaste? Non siamo divorziati, perché mi fai questa domanda? No, niente, non ha importanza. E dimmi, perché non avete divorziato, Raul caro? Ma ti sembra che sia il momento di parlare di questo, Maria Laura? No, certo, hai ragione. Raul, senti, ti giuro che starei vicino a te, a sostenerti. Però penso che Titina si offenderebbe, quindi non ti posso accompagnare. Ti aspetto qui vicino, va bene? Come vuoi. Vai, buona fortuna. Forza, Raul! Ho finito di pulire, posso servire i clienti adesso? Va bene. Però senti, scusa, mettiti questo. Certo, grazie. Prego, figurati. Ecco. Signora, che cosa le servo? Mamma! Sophie, che ci fai qui? Con questa uniforme? Io voglio vedere... Non vedi nulla, hai capito? Alle 6, quando io la TV, sentite... perché è casa mia. Beh, io se voi litigate, vado a vedere il telegiornale, va bene? No, perché non stai cercando il telegiornale, non lo voglio vedere. Ciao. Flora. Flora, che bello, sei tornata. Come state? Flora, hai portato la stoffa? Sì, eccola qui. Non potresti trattarla con un po' più di cura, per favore? Sto cercando di togliere l'appretto. Vado a prendere una rivista, ho visto un modello che mi piace, te lo voglio mostrare. Sì, bene. Non lo sopporto. Ti dà fastidio dover fare il vestito a quella brutta strega, vero? Deve essere una scocciatura, proprio. Sì, deve una essere scocciatura. Proprio orribile. Devi trovare qualcosa che ti diverta per equilibrare il dolore e la tristezza, capisci? Hai ragione, ho capito quello che vuoi dire. Io sono una donna forte. Sai che cosa devo fare? Sai che faccio con la tristezza? No, cosa? Ne faccio un pacchetto e lo tiro lontano. Vieni. Vai a mettere la musica. D'accordo. E sapete che faccio per non far tornare la tristezza? Cosa? Ballo! Say.